tornano infatti gli eventi, gli incontri della rassegna Indipendenti, dipendere per essere unici, organizzata dall'equipe Pardes dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano Alberto Marvelli di Rimini e San Marino. Questo è il quarto appuntamento, dei tre precedenti abbiamo parlato per nelle rispettive puntate, e ogni appuntamento è dedicato appunto a questo particolare tema della dipendenza, ma anche dell'unicità, ognuno declinato con una parola chiave diversa. Nelle precedenti tre incontri si è parlato di fragilità, di limiti e di legami. Questo quarto incontro invece è dedicato alla parola sguardi, e ospite mercoledì 7 febbraio, domani alle 20:45 presso la Sala Manzoni della Diocesi di Rimini in via 4 novembre 37 a Rimini, sarà lo scrittore e insegnante ed educatore Eraldo Affinati, che alcuni anni fa, nei primi anni del 2000, ha dato vita alla scuola d'italiano per stranieri Penny Wharton, e noi dovremo averlo in collegamento al telefono in questo momento. Buongiorno Eraldo. Buongiorno a tutti voi, salve. Grazie per essere qui con noi. Io vorrei partire proprio chiedendole, rimanendo sul tema che abbiamo appena presentato, quando ha dato vita a questa scuola di italiano per stranieri, qual era lo sguardo che aveva come insegnante sugli alunni che l'hanno portato poi a questa scelta, a questa decisione? Beh, lo sguardo era quello dei miei studenti minorenni non accompagnati provenienti da ogni parte del mondo, ai quali insegnavo alla Città di Ragazzi di Roma ormai quasi 20 anni fa. In quel momento lì mi resi conto la necessità di rispondere a quello sguardo di questi adolescenti smarriti, però anche carichi di energia, che ancora oggi continuano a venire da noi. Allora, con mia moglie Anna Lucia Lenzi, anche lei come me insegnante, pensammo di fondare una scuola di volontariato proprio per loro, per rispondere proprio allo sguardo di questi Ibrahim, Omar, Faris, Mohamed. E da quel momento è nata questa rete di scuole Penny Wharton, che prendono il nome da un romanzo di Silvio Tarso, questo grande scrittore italiano che scrisse appunto Penny Wharton e sua madre, e sono scuole basate sul rapporto uno a uno, proprio in cui ci sono questi sguardi reciproci, diciamo, fra insegnante e immigrato, e molti dei nostri ragazzi che insegnano italiano sono per l'appunto italiani, sono liceali proprio italiani, che noi mettiamo a contatto con ragazzi coetanei della loro stessa età, meno fortunati di loro. E a Rimini parlerò domani proprio di questa esperienza che vede peraltro in Romagna tante scuole per New Wharton, da Faenza a Forlì, poi anche Bologna eccetera, che operano sul territorio. Il manuale della vostra scuola si intitola Italiani anche noi, dà l'idea proprio di uno sguardo accogliente, inclusivo, uno sguardo che forse oggi è un po' assente sul nostro territorio, almeno per quanto riguarda alcune volte certe scelte della politica. Sì, purtroppo proprio oggi, stamattina, c'è un mio editoriale su Avvenire in cui affronto il tema della cittadinanza negata purtroppo a molti di questi ragazzi delle seconde generazioni nati in Italia, che fino a 18 anni sono sostanzialmente privati, diciamo, dei loro diritti. E quindi noi personalmente crediamo molto nell'azione concreta, insomma, crediamo molto nella possibilità di intercettare questi ragazzi, e quindi io con Anna Luce abbiamo scritto questo manuale, appunto Italiani anche noi, pubblicato dall'editore Erickson. Sono due volumi fatti apposta per venire incontro alle esigenze di queste persone, che spesso sono analfabete, non dimentichiamolo, sono ragazzi che non sono mai andati a scuola. Soprattutto quest'anno abbiamo avuto tanti sbarchi, e quindi tutte le 60 scuole Penny Wharton in ogni parte d'Italia sono piene di iscritti,
di persone che, anche famiglie, non soltanto adolescenti, anche adulti, anche donne con bambini, che hanno bisogno di imparare rapidamente la nostra lingua, e il rapporto con loro crea una, come dire, una bella sintonia, ecco, perché io dico sempre: l'immigrato non va né criminalizzato ma nemmeno idealizzato, va conosciuto, e attraverso queste scuole noi rendiamo possibile questa reciproca conoscenza. E proprio ne accennava prima, il numero delle scuole crescente su tutto il territorio nazionale è un po' una risposta bella e concreta della società civile attiva, di insegnanti in pensione o insegnanti, insomma, che decidono di dedicare il loro tempo insieme a tanti volontari, una bella risposta rispetto al silenzio della politica. Quindi è un tema che la cittadinanza sente. Beh sì, i nostri volontari vengono da esperienze diversissime, perché sono, diciamo, possono avere motivazioni d'ogni tipo, di tipo esistenziale, religioso, politico, ma noi non sindacchiamo questo, noi accogliamo i volontari, li formiamo, li mettiamo in affiancamento e poi li lasciamo, diciamo così, all'avventura individuale del rapporto uno a uno, che non è quello del professore che spiega con la classe, ma è quello dell'amicizia, del sorriso, del reciproco riconoscimento. È bello vedere come tanti volontari in Italia, appunto, anche persone, signore, signori che non hanno mai insegnato in vita loro, possano scoprire delle risorse pedagogiche a loro stesse ignote. E soprattutto per me, da insegnante, quello che io vedo bello, che mi piace, sono i ragazzi italiani, sono i ragazzi che fanno con noi i PCTO, cioè, come si dice, l'ex alternanza scuola-lavoro, quelle ore di tirocinio formativo che devono fare e che con noi possono svolgere in modo attivo, perché quando tu vedi questi ragazzi adolescenti nostri italiani, dei licei, degli istituti tecnici, anche dei professionali, che insegnano italiano appunto a questi egiziani, a questi bengalesi, a questi magrebini che arrivano smarriti, sfasati, inquieti, e quando tu vedi questo elemento ti rendi conto come concretamente puoi fare una differenza, insomma. Quindi siamo in tanti, e naturalmente le scuole accendono le luci dei riflettori su un'Italia di cui spesso non si parla, perché tendiamo troppo spesso a flagellarci, insomma, ad essere autocritici. Però esiste anche una bella Italia, che io scopro andando in giro per le scuole Penny Wharton, di persone pronte a mettersi in gioco e anche sapendo che possono ricavare tanto. Ecco, chi fa una storia di volontariato come questa ricava molto, molte notizie anche su se stesso, ecco, in qualche modo, oltre che rispetto alla persona che ha di fronte. Eraldo, un'ultima domanda: oltre che insegnante, lei è anche scrittore, e allora questa esperienza, un'esperienza appunto, come diceva, spesso lontana dai riflettori, come si racconta, come si divulga in un momento in cui spesso anche la narrazione ha un po', diciamo, un verso diverso rispetto a quello che lei ci ha appena raccontato? Sì, beh, questo è un punto importante, bisogna uscire dagli stereotipi, questa è la cosa vera, cioè, quindi la letteratura ti aiuta a cercare una lingua originale, una lingua capace di fronteggiare la persona, non portare avanti un'idea che magari non è tua. Ogni nostra parola deve scaturire dall'esperienza, la letteratura in questo senso è utile. Infatti nel mio ultimo libro, Delfini, Vessilli, Canonate, in cui racconto un po' anche questa esperienza della scuola Penny Wharton, mi confronto con scrittori contemporanei e classici che in qualche modo mi aiutano a capire che lo statuto della letteratura è dare senso alla vita, ecco, non è la letteratura soltanto una biblioteca, non deve essere solo un compito scolastico, ma deve essere qualcosa che ci riporta ai valori che devono orientare la nostra esistenza.